42 da Siena Verona 1 a 011. Poi lo scendete. Ok. Allora, buonasera a tutti, adesso inizia il servizio. È sabato sera, quindi i luoghi maggiormente da attenzionare sono quelli della Movida Comasca. Attenzione agli obiettivi sensibili che conosciamo e soprattutto attenzione alla nostra incolumità e a quella dei nostri colleghi che sono in macchina con noi. Ora, i dettagli più tecnici della serata li lascerò al capoturno, ok? Allora, Paolo. Buonasera. Allora, come al solito, pattuglie a 12 e coprire la zona A, quindi Riccardo e Dario, e tu, Giovanni e Giorgia, la zona B. Come detto, dottoressa, i soliti controlli, obiettivi sensibili, diamo un'occhiata all'entrata del locale. È stata segnalata oggi pomeriggio presenza di l'altro giorno è stato munito di Dacur, quindi se lo troviamo nelle zone delimitate dal Dacur, mi raccomando, procediamo. E, niente, il resto. State attenti, come al solito, come dottoressa, e buon servizio. Dai, buon lavoro a tutti. Grazie. Okay. Allora, le volanti si dividono, allora la zona, la città di Como è suddivisa in tre zone, zona A, zona B e zona C. Due sono di competenza della Polizia di Stato e una è competenza invece dell'Arma dei Carabinieri, secondo il piano territoriale di coordinamento adottato dal prefetto. Adesso siamo appena usciti dalla questura e diamo l'uscita alla sala operativa. 42 da Siena Verona 1 a 011. Siena Verona 1. 016 anche per noi. Questa è l'uscita che ciascuna macchina, ciascuna pattuglia che esce deve comunicare alla sala radio. La COT, quella che noi chiamiamo COT, che è la centrale operativa, è un po', diciamo, il cuore pulsante delle volanti. Da lì partono tutti i segnali e arrivano tutte le richieste di intervento che poi vengono smistate alle varie pattuglie dislocate sul territorio. Quindi la sala operativa deve avere il polso e deve sapere esattamente dove si trovano tutte le macchine in modo da poter dare le linee guida più precise possibili. I codici che utilizzate è una comodità o è ha un'utilità particolare, magari anche per non essere capiti da chiunque mi sentisse? Diciamo che allora il codice che utilizza la Polizia di Stato è il codice Monza. Solo noi utilizziamo questo codice perché tutte le altre forze dell'ordine invece utilizzano il codice NATO. Nota di colore, noi abbiamo dato l'uscita come Siena Verona 1 perché Siena Verona sta per squadra volanti. 1 perché sono il dirigente. Attualmente l'UPGSP è composta da 63 persone. E le volanti sono composte da 5 turni, ciascun turno di 9 persone. Riusciamo a far uscire sul territorio a turno almeno 3-4 pattuglie, in modo che le due zone di nostra competenza sono sempre presidiate. Durante il servizio ciascuna volante
ha in carico il controllo di obiettivi, di obiettivi sensibili che sono indicati sul foglio di servizio che devono controllare ogni giorno e che riguardano ovviamente tutte e tre le zone, quindi la zona A, la zona B e la zona C, quando anche essa è di nostra competenza. È una zona che noi riteniamo calda perché soprattutto diciamo in estate è affollata da turisti. La sera poi in alcune zone dei giardini c'è un po' un ritrovo soprattutto di extracomunitari, alcuni di questi anche che spacciano, e quindi diciamo è una zona molto attenzionata da noi, dalla polizia, ma anche dalle altre forze dell'ordine, carabinieri e la guardia di finanza. Siamo un attimo fermi davanti al crocifisso in Viale Varese, che ci sono, cioè, ci sono degli indumenti della roba della Caritas spostati per strada. Facciamo un attimo un controllo. Adesso il collega si è appena fermato. 4213. Anzi 13. Abbiamo risolto, riprendiamo. E come vi dicevo, va a fare un controllo dietro il monumento ai caduti. Adesso il collega sta chiedendo. Adesso sono il collega sta chiedendo documenti per identificarli. Quindi i nominativi di queste persone saranno passati in sala operativa e attraverso le nostre banche dati verifichiamo se sono regolari sul territorio o meno. Se dovessero essere irregolari, a quel punto l'ufficio immigrazione gestirà la loro pratica. Ciascuna macchina ha un tablet e all'interno, diciamo, attraverso questo tablet riusciamo a verificare, a fare dei controlli e degli accertamenti nelle nostre banche dati per verificare se dal punto di vista delle norme sulla regolarità o meno, diciamo, della loro presenza nel territorio nazionale e anche su eventuali loro precedenti penali. Castano, Borghi, sì. Esatto, è la zona dove ci stiamo recando adesso. Parcheggio Ippocastano, Piazza della Tessitrice, sono obiettivi sensibili ormai da tempo, perché anche lì sono ritrovo spesso di persone pregiudicate e quindi diversi passaggi, diverse soste e a tutte le ore del giorno vengono fatte poi dalle volanti. Non ho ricevuto la nota, ho ricevuto male, puoi ripetere? Allora, tre soggetti, sono giovani, Garnagione e Mulatta. Allora, indossano tutte e tre un cappellino, alcune usano un bianco e uno nero, e uno di questi ha dei pantaloni con una striscia bianca e l'altro ha dei jeans chiari. Uno dovrebbe avere una giacchetta rossa. Forse questa è la giacca rossa, hanno tentato un furto di una collana al richiedente, ce l'abbiamo in linea, e sono scappati da direzione Giardini all'Ago. Ricevuto Viale Ricco, mi dirigo verso Giardini all'Ago per le ricerche. Quindi è arrivata una segnalazione di un furto di una collana e la richiedente è in linea con la sala operativa e ora tutte le volanti si stanno recando in loco per verificare e rintracciare i soggetti che ci sono stati segnalati. Ci ha girato una foto esatta dei tre, però non è nitida e quindi non si riesce a vedere bene chi possono essere se non come sono vestiti. Tre ragazzi, sembrano tre ragazzi giovani, due con un cappellino bianco, uno con un cappellino nero e con tre tute, una bande nera, bande bianche. Arriviamo.
voi non scendete. L'uomo, le volanti. No, questo sesto è occupato adesso. È richiedente. Lui mentre venivano via. Sei tu, lei è richiedente. No, lei lui è un altro per strada. Ok, ok. Vado mentre veniva via. Cosa ti ha rubato? Cosa ti ha fatto? Si avvicinati adesso, poi ci dici tutto. La richiedente di... Quello lì sono di là. È dall'altra parte, ok. A posto. Ehi, Nico, prendi la volante. Vai, ce la fate, sennò... Vai, ecco. Stati individuati tre sospettati segnalati da una persona che è stata derubata nella zona della gelateria. Ok, allora, quindi lei è stato derubato qui, quindi l'orologio. Quindi questi si sono avvicinati, dimmi un attimo in breve la dinamica. Allora, uno si è avvicinato, vabbè, era numero 3, uno si è avvicinato, mano alta, poi mano così, uh-huh. E io ho dato il 5. Ok. E dopodiché mi ha preso la mano, si è messo di fianco, ha messo una gamba in mezzo alle gambe per bloccarmi con le due mani. Ti ha strappato il... Ok, va bene. Poi... Adesso questo è successo. Sì. Okay. Poi è arrivato uno degli altri due e deve essere che uno ha fatto così con la mano, gliel'ha passato, gli ho detto dammi l'orologio, fa no, non ce l'ho io, e gli altri sono andati. Ci è arrivata questa segnalazione per furto di una collana. Ci hanno dato la descrizione di tre soggetti che si stavano allontanando verso Piazza Cavour e poi in Piazza Duomo. Quando siamo arrivati sul posto in Piazza Duomo stavano perpetrando gli stessi tre un altro reato, un altro furto a danno di un cittadino qui comasco. Gli si sono avvicinati e con una scusa gli hanno rubato l'orologio dal polso. Le volanti hanno subito rintracciato i tre, adesso li stiamo portando in questura e verifichiamo bene la dinamica dei fatti. Allora, oggi ci troviamo insieme alla squadra Acque Interne di Como. La squadra Acque Interne è incardinato presso l'UPGST, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Per intenderci, la squadra Acque Interne fa quello che le volanti fanno sulla terraferma, ma lo fa sul lago. Quindi c'è una vigilanza alla quale che si sviluppa in tutto il basso e medio lago di Como, da Como fino a Bellagio. Le competenze sul lago sono suddivise tra appunto Polizia di Stato, Guardia di Finanza e alcuni tratti vengono anche presidiati dalla Polizia Locale. La nostra squadra Acque Interne è composta da 6 operatori e svolgono servizi su 2 turni dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. La vigilanza la quale è appunto su tutto il lago e riguarda controlli sia alle persone che ai natanti. È volta e finalizzata questa attività alla repressione sicuramente dei crimini, ma anche all'attività di soccorso e ricerca di eventuali natanti in difficoltà.
qui praticamente noi abbiamo la nostra sala operativa, sono gli occhi e gli strumenti che ci permettono di navigare in ogni condizione sul lago, sia di giorno che di notte, e anche impostare le coordinate per raggiungere i mezzi che richiedono il soccorso. E una strumentazione fondamentale per chi naviga, perché la navigazione non avviene solo a vista, anche strumentale. Consideriamo magari la sera in cui le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli, abbiamo una fitta nebbia, oppure non riusciamo a vedere un'imbarcazione da raggiungere. Per cui sono gli elementi essenziali per poter effettuare e dare un servizio efficiente al cittadino dal punto di vista del soccorso. Qui abbiamo una radio molto importante, che è differente da quella con cui siamo collegati con la questura. È un canale 16, è un canale di emergenza. Tutte le chiamate che arrivano sul canale 16 sono delle chiamate che hanno la priorità in assoluto. Questo apparato radio, mentre, ci permette di dialogare in tempo reale con la questura, con i nostri uffici, che è l'altra centrale operativa che utilizziamo in ausilio, e di conseguenza ci dà delle informazioni che non riusciamo a reperire immediatamente perché le condizioni in cui lavoriamo molto spesso sono sfavorevoli. In questo momento l'equipaggio si accinge a fare un controllo di routine, in questo caso una barca una tanta da diporto che viene dove svolge un'attività commerciale di locazione. Verrà fatto un controllo sui documenti di bordo che comprendono assicurazione, dichiarazione di potenza, in questo caso essendo una locazione pure sulle varie autorizzazioni. Adesso il collega fa il controllo dei documenti dei due soggetti a bordo che abbiamo fermato sul tablet. È uno strumento attraverso il quale riusciamo ad interpellare le nostre banche dati e verificare se in questo caso questi due ragazzi hanno delle notifiche oppure se sono positive o negative in banca dati. I documenti dei ragazzi sono in regola e quindi il controllo è terminato. Troviamo in località Nesso, adesso l'equipaggio sta procedendo a un controllo di prevenzione, poiché ci sono i diportisti che con la loro imbarcazione natante si avvicinano troppo alla costa, creando dei pericoli ai bagnanti con le loro eliche. Quindi si tratta di prevenire ed eventualmente reprimere con un verbale amministrativo questi comportamenti molto pericolosi. Oltretutto possiamo notare che c'è pure un pontile di imbarco della compagnia di navigazione e i battelli devono avere dello spazio acqueo per poter manovrare. Quindi siamo in una situazione di pericolo. Ecco, l'equipaggio sta provvedendo ad allontanare l'imbarcazione, sicché il comportamento fosse ancora più pericoloso, si procede con un verbale amministrativo ed eventualmente anche un sequestro del natante. We'll be right back.
Noi siamo sede 112 NUE, numero unico di emergenza. Questo significa che le chiamate arrivano direttamente ad un centro unico di risposta. Sono degli operatori che smistano a loro volta le chiamate alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco o al Soccorso Sanitario. Questi operatori fungono quindi da filtro e velocizzano quindi le procedure di gestione della chiamata di emergenza. Adesso abbiamo avuto la segnalazione della scomparsa di o allontanamento volontario di una ragazza da parte della polizia svizzera. Ci hanno chiamato e ci hanno detto che molto probabilmente questa ragazza minore si trova su Como. Quindi ci hanno mandato indicazioni sia sulla ragazza che anche proprio la sua descrizione, una sua foto, in modo che noi diramiamo queste informazioni alle volanti sul territorio. In questo modo cerchiamo di agevolare e di collaborare con la polizia svizzera. Inoltre in questo caso noi abbiamo saputo che la ragazza porta con sé un cellulare, e attiviamo quello che si chiama il positioning, cioè la geolocalizzazione del telefono, in modo da raggiungere la ragazza il prima possibile. Vedo questo che mi ha dato l'immigrazione poi per dentro. Perfetto. Aspettiamo qua, no? Allora, adesso siamo venuti al Bassone, alla casa circondariale di Como, per prelevare un cittadino straniero marocchino che ha oggi il fine pena. Solo che, essendo irregolare sul territorio nazionale, lo portiamo in questura per fare ulteriori accertamenti e per notificargli un decreto di espulsione con l'ordine del questore di 7 giorni, ordine di allontanamento volontario. L'alternativa a questa procedura è l'assegnazione presso il CPR. I CPR sono i centri per i rimpatri, che si trovano un po' in tutta Italia. Solo che per attivare questa procedura è necessario che il paese di origine del cittadino extracomunitario lo riconosca. E quindi in questo caso il consolato marocchino deve riconoscerlo come suo cittadino. Laddove ci arriva questo riconoscimento, noi abbiamo la possibilità di fare la richiesta a Roma per un posto nei vari CPR. Ok, quindi come dicevamo prima, adesso la volante è rientrata, porta lo scarcerato a fare il fotosegnalamento e quindi per identificarlo, e poi gli viene notificato il decreto di espulsione che è stato redatto dal personale dell'ufficio immigrazione. Anche noi ci rechiamo in via Leone Leoni. Bene, ricevuto, fino a Verona. In questo caso abbiamo acceso anche la sirena perché il traffico è troppo intenso, altrimenti non riusciamo a passare. Abbiamo una descrizione dei soggetti, interrogativo. Quante persone lo sappiamo? 3, 4? Mi segnalava un gruppo formato da 6-7 persone. Sul posto le volanti unitamente alla fiera 01.
Allora è arrivata una segnalazione per spaccio nel parchetto di calcio di via Leone Leoni. Tutte e due le macchine sono arrivate sul posto e c'era un gruppo di ragazzi, per la maggior parte extracomunitari, che giocavano a calcio. Abbiamo subito preso contatti con il richiedente, il quale ci ha dato una descrizione un po' più precisa dei soggetti che lui ha visto. Quindi ci siamo avvicinati e abbiamo controllato tutti quelli che erano insieme, quindi per un totale di quasi 20 persone. Durante il controllo, quindi sia dei documenti che un controllo sommario, quindi diciamo loro spontaneamente hanno svuotato le tasche e l'interno delle borse o dei marsupi, durante questo controllo un operatore ha visto dietro un cartellone una panetta di hashish, un panetto di hashish. Dovrebbe essere più o meno quasi un etto. In questo caso, non riuscendo ad individuare la persona che è effettivamente il detentore di questo panetto, procediamo con il sequestro a carico di ignoti. In ogni caso, poi dalle nostre relazioni emerge che in quel momento, a quell'ora, in quel posto, c'erano 20 persone, tutte conoscenti, e vicino a loro è stato trovato questo panetto.